A confermare l'escalation di furti che sta colpendo la zona orientale della città di Salerno, a pochi passi dal centro estetico Vichi, nella stessa serata quella di ieri, dopo le 4 della notte appena trascorsa, le immagini di videosorveglianza della pizzeria Nonna Maria incastrano l'autore del furto effettuato all'interno del locale. Potrebbe trattarsi della stessa persona che aveva tentato di entrare all'interno del centro estetico situato a poca distanza di fronte al parco del Mercatello. Nella pizzeria l'intervento di forzare l'ingresso va meglio al ladro che, incappucciato in un primo momento e poi con la testa scoperta, rovista tra i prodotti, nel frigo, nel congelatore e poi nel banco alla ricerca di soldi e merce da portare via. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri che avrebbero rilevato una serie di elementi utili ad arrivare all'identificazione del ladro incastrato dal sistema di videosorveglianza della pizzeria. Le immagini mostrano chiaramente un ragazzo che apre diversi frigoriferi e rovista tra la merce, butta giù roba e poi concentra la sua attenzione al banco che ospita la cassa, rovista tra i cassetti, butta giù roba e cerca probabilmente eventuali contanti lasciati in cassa. Non troverà molto, come hanno denunciato i titolari della pizzeria e i carabinieri di Salerno, che agli ordini del maggiore Antonio Corvino e grazie alle immagini sono vicini ad identificare l'autore del furto. Grazie all'impronta della scarpa lasciata sulla vetrata del centro estetico Vichi si saprà presto anche se si tratta della stessa persona che ha effettuato il furto all'interno della pizzeria.